Lungometraggio d'esordio di Takeshi Kushida, regista giapponese che per l'appunto esordisce con questo suo primo film e subito fa incetta di premi a livello internazionale. È un'esplorazione molto intima di quelle che sono le preoccupazioni di ciascun individuo, indipendentemente dal genere, le preoccupazioni legate alla propria immagine, alla bellezza esteriore, all'immagine materiale, estetica, che ognuno di noi dà anche attraverso la fotografia, l'immagine per l'appunto. E da qui tutta una serie di paranoie che vengono alimentate e sollecitate anche dall'utilizzo di strumenti tecnici, programmi per poter alterare la propria immagine. Una grande preoccupazione per quella che è l'immagine esterna, senza forse preoccuparsi così tanto di quelli che sono i mostri interiori. E il film che ci presenta è un film che alterna fasi piuttosto statiche ad altre invece molto dinamiche, e questo ritmo è costantemente affiancato dalle scelte sonore, dallo studio del suono e tra l'altro dall'attenzione che viene data ai suoni della quotidianità, del mangiare, dello sgranocchiare, del baciare, e questo è sicuramente uno degli elementi che subito vi salteranno all'occhio, o meglio salteranno all'orecchio. È un film che approfondisce in maniera molto elegante e raffinata dal punto di vista registico la questione, quindi molto snello, con una fotografia piuttosto semplice, con dei colori tenui, perché di fatto quello su cui vuole focalizzare l'attenzione sono soprattutto i due personaggi, le dinamiche tra loro due e le dinamiche anche interpersonali, quindi come poi si svilupperà il loro rapporto nel bene, ma soprattutto nel male.